fare in fretta. Punto debole di Damien è l'orgoglio. Devo sfruttarlo. Farmi dire ciò che sa. E poi lo ammazzo. È troppo avventato. Troppo pericoloso. Dove sei? Temo che la mia risposta non ti piacerà. Senti, lasciamo perdere. Non mi serve quello che sai. Porti soltanto guai. Abbiamo chiuso. Troppo tardi, Aiden. Indovina un po' dove sono. Anzi, ti mando il filmato. Cerca una TV e dà un'occhiata. È casa di Nicky. Che ci fai lì? Meglio se ti sbrighi, bello. La tua sorellina è in pericolo. Damien! Damien, che stai facendo? Che cazzo di problema hai? Non ti hanno insegnato più canzoni. Non è possibile, ma come fai? Mi sono lasciato fregare da quel figlio di puttana! Che cosa fa da lui? Non farà loro del male. Se gli tocca giuro che lo ammazza e questo lo sa. No, no, vuole solo attirarmi lì. Vuole che lavori con lui. Pare chi ci ha attaccati. Affanculo. Devo farlo fuori. Aspettate lì, sto arrivando! Solo 6 anni, che tragedia. Dove sono? Che spreco tutto questo, un tale spreco. Sai, la vera tragedia qui è che uno come te è circondato da cose così fragili. Questo rende fragile anche te. Dove? Non è così che funziona. Faresti meglio a rispondere. Sì. Aiden! Nicky, dove sei? Nicky! Pensaci bene. Se fai cazzate, lei è morta. Non è questo che volevo! Ormai è fatta. Se mi avessi ascoltato, le cose sarebbero diverse. Dimmi dove sono. Dove sono? C'è solo Nicky. Il ragazzino. Non so dove sia. Ora ti dico cosa succederà. Questo porta a un hard drive. Ti ho detto che c'era un altro hacker. Quello ti condurrà al suo computer. Prendilo e scoprirai chi ha ordinato l'attacco. Che cosa vuoi davvero? Non hai il diritto di farmi domande. Voglio quell'hard drive, non devi sapere altro. Sarà il prezzo per riavere Nicky. Non pensarci troppo, Aiden. Voglio che mi aggiorni. In cambio potrai parlare con lei. Do ut des, amico. Farai una brutta fine. Forse, ma non fare il furbo. Non ci metto niente a uccidere la ragazza. A presto, socio. Dov'è Jax? Damien non l'ha preso. Spero abbia il suo tablet. Eccolo, è sul treno.
Merda, lo stanno seguendo. Daniel non deve prendere Jax. Devo proteggerlo. Forza, posso farcela. Prendo Jax e poi... Mickey. Merda. Ma Mickey... Il ragazzino è qui. Forse ce la faccio. Resisti, piccolo. Il treno parte, merda! Andiamo alla prossima stazione. Vai, vai! Già trovato! L'auto è andata, inseguitelo. Andategli addosso, forza! Dov'è quel bastardo? Deve essere vicino, cercate! Basta, se n'è andato. Jax, ora sei al sicuro.
Davvero, sei al sicuro? Ok, ascolta. È importante. Prima a casa quegli uomini hanno detto qualcosa. Andiamo su, Jax, parlami. Va bene. Riusciremo a trovare tua madre. Avanti. Dottoressa Mendes. Yolanda, salve. Sono Aiden Pierce, il fratello di Nikki. Come va? Tutto bene? Andrebbe meglio se potessimo incontrarci. Sono in treno con Jax. Va bene. Sa dove Nikki lo accompagna di solito? Sì, ci vediamo lì. Dovrai essere coraggioso, capito? L'hanno detto quegli uomini a casa. Bravo, Jax. Molto bene. Tesoro. Che succede, signor Pierce? Dov'è Nikki? Sono stati giorni duri. Ha voluto liberarsi delle cose di Lena e credo che finalmente stia per dirgli addio. Va così male? Peggio. Doveva chiamarmi. Già, lei voleva che la chiamassi. Non è che potrebbe prendersi cura di Jax per qualche giorno, pagando chiaramente. Ma certo. Farò tutto il possibile. Ci togli un peso, grazie. A Nikki serve tempo. So che è dura, ma è una buona cosa. È stata dura, ma ce la faremo. Vero? Allora, ometto. Ora io e te andiamo a far danni. Ah, andiamo. A presto. Ok. Andiamo. Southbound train, arriving shortly. Northbound train, arriving shortly. Il quartiere è turbolento. Devo prepararmi. Buongiorno. Serve niente? Il direttore del Chicago Correctional Center ha subito rafforzato la sicurezza dopo la fuga odierna. La vicenda è oscura, ma sappiamo che almeno un prigioniero è riuscito a superare tutti i posti di controllo. Per fortuna, la polizia di Chicago ha catturato il prigioniero poco dopo. John Smith, 34 anni, è di nuovo in cella. Il suo avvocato... Se ti serve altro, torna pure! Yeah,
da Sydney a Brandon Docks, e lì non ho accesso al CTOS. Devo violare il centro di controllo del quartiere. Delle violenze intorno a Rossi Fremont, oggi il sindaco Rushmore si è pronunciato per condannarle e ha annunciato. Quelle pillole per l'aumento delle dimensioni funzionano davvero. Sei un gran cazzone. Ok, niente panico. Deve esserci una sequenza per disarmarla. Pensa, cazzo, pensa! Chi ha comprato questa maledizione? Ok.
Andiamo! La sorveglianza della Bloom. Controllano davvero le case private. In una commedia l'ascensore si romperebbe e ci innamoreremmo. In un po'. Sono dentro. Ora a Rassin. Vediamo che cosa sai su Nikki. Rassin. Vediamo dov'è. Trovato. Robert Rassin. Ehi, lo sai le regole quali sono?